L'intero primo piano, con 12 aule e un laboratorio al piano rialzato dell'Istituto Pittoni di Pagani, interdetti ad alunni e professori. Dopo il crollo di ieri di un controsoffitto a causa di un'infiltrazione d'acqua, questa mattina gli studenti sono rimasti fuori dai cancelli del plesso di Via De Gasperi. Chiedono di poter studiare in aule e ambienti sicuri. Il problema penso sia la sicurezza che manca e è mancata in questi giorni. Penso che non sia normale che un soffitto cada e non si faccia nulla, quindi noi alla fine non chiediamo niente di che, chiediamo solo certezza e sicurezza. E stamattina vedete sono anche i vigili del fuoco, che sono venuti a fare? Avete fatto anche voi un sopralluogo come studenti insieme a loro? No, insieme a loro no, perché era pericoloso secondo loro, però hanno fatto un sopralluogo, quindi hanno visto le aule più pericolose e hanno controllato il resto dell'istituto. Quindi già però noi dobbiamo ancora parlare sia con loro che con la preside, dobbiamo avere conferme, certe, carte che parlano chiaro che la scuola è agibile, perché non possiamo andare e pensare che da un momento all'altro ci può cadere qualcosa in testa. Da quanto tempo prosegue questa protesta? Noi siamo da ieri, però penso che continuerà fino a domani, dipende dalla risposta che avremo. Magari oggi avremo una risposta di cui abbiamo bisogno. Va benissimo, noi ci fermiamo perché non è una protesta inutile per non entrare, ma è una protesta per entrare e non farci male, semplicemente. Speriamo di avere la preside con noi, i vigili con noi e che tutto si risolva al meglio, tranquillamente. A interdire l'area dopo il sopralluogo di oggi sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore, coordinati dal caposquadra Mario Califano. Per la messa in sicurezza dovrà intervenire sia la provincia sia la proprietà dello stabile, che ha già inviato un ingegnere di fiducia. La procedura che sto attivando è quella di confrontarmi con i miei collaboratori per attivare un piano di rientro o di recupero di queste attività didattiche. La provincia dovrà intervenire per sistemare o voi provvederete in autonomia e poi richiederete danni? Io non posso provvedere in autonomia. Ciò che ho fatto già da ieri e allertare tutte le persone, tutti gli enti preposti competenti ad attivare il piano di messa in sicurezza, per cui ci sono stati rapporti con la provincia e con il tecnico della provincia, rapporti con il proprietario che è stato chiamato contestualmente da me insieme al tecnico della provincia e che ha mandato stamattina il suo ingegnere perché dovranno iniziare i lavori. Dalla provincia, dopo il sopralluogo del dirigente del settore edilizia scolastica, hanno voluto rassicurare studenti, docenti e famiglie che è tutto sotto stretto controllo e al più presto, si legge in una nota inviata da Palazzo Sant'Agostino, si potranno riprendere le attività didattiche sull'intero piano, limitando al minimo il ricorso ai doppi turni.